perché suonare la musica di Beethoven? Beethoven è morto da molto tempo, è nato 250 anni fa, esattamente 250 anni fa, e ancora noi suoniamo la sua musica. Ora, la domanda appunto è perché la suoniamo? E con questo video di oggi vogliamo provare a dare una risposta a questa domanda. E vi dico già che per noi la risposta è perché noi amiamo la sua musica, perché noi quattro, Mattia, Alessandro, Elena e Alessandro, amiamo profondamente la sua musica. Ed è questo il motivo per cui continuiamo a suonarla. Ma ora vediamo se anche riusciremo a convincere anche voi di questo fatto e riusciremo a far amare Beethoven anche a voi quanto lo amiamo noi. Quindi alla domanda perché lo suoniamo risponderemo con una domanda, questa domanda. Queste sono le prime due battute del quartetto opera 74, mi bemolle maggiore, Le Arpe, detto Le Arpe, che è il brano che vi eseguiremo oggi. Di questo brano vi eseguiremo il primo movimento. Come avete sentito, comincia in una maniera molto particolare, comincia con una domanda, perché infatti la musica all'epoca del classicismo viennese maturo, inizio 800, era una lingua di suoni, così la consideravano. E quindi questa figura che avete sentito all'inizio di questo brano è in realtà una domanda, loro la percepivano come una domanda. Ora, un brano musicale che comincia con una domanda, no, non si fa. Un brano musicale deve cominciare forte, in maniera assertiva, deve dire, oh, benvenuti, ascoltate. No, invece questo brano comincia in maniera inaspettata. E questo è già un primo motivo per amare Beethoven, perché Beethoven fa cose che non ci aspetteremmo. Viola le convenzioni, ridefinisce il modo in cui si fa musica e il modo in cui lo si ascolta. Ad esempio, cominciando un brano nella maniera più sbagliata possibile, con una domanda. Ora, nel proseguo del brano, nell'introduzione di questo primo movimento, questa domanda verrà sempre più espansa, diventerà sempre più intensa, sempre più piena di dubbio, di preoccupazione. Ascoltiamo tutta l'introduzione di questo primo movimento. Ascoltato era l'introduzione del primo movimento in cui questa domanda si è ingigantita, è diventata sempre più impegnativa. Ora il compositore ci domandava dove siamo, dove andiamo, qual è il significato di tutto, dell'esistenza, del dolore, di qualsiasi cosa. E poi avete sentito che c'erano questi tre accordi invece più baldanzosi. Qui comincia il primo movimento vero, l'allegro del primo movimento. E qui comincia già con una cosa che ci dà un altro motivo per amare Beethoven. Beethoven era una persona problematica, era molto
misantropo, era una persona difficile, era difficile andare d'accordo con lui, era difficile volergli bene, non riusciva a voler bene alle persone, quindi si lasciava andare raramente, ma quando si lasciava andare aveva dentro di sé un mondo di una bellezza infinita. Sentite ad esempio il tema che adesso suonerà il primo violino, che è il tema con cui si apre l'Allegro, sentite quanto è incredibilmente bello. Arrivati qui, dopo questo tema così bello, che ci rimane veramente impresso per quanto ci commuove, Beethoven tira fuori un'altra delle sue grandi armi ed è un altro motivo per cui personalmente io lo amo molto, e cioè ci sorprende qualcosa di completamente diverso. Nella sua musica c'è una cosa e poi c'è anche il suo opposto. Sentite adesso i pizzicati che suoneremo io, il violoncello e la viola, che hanno un carattere completamente diverso, buffo, sembrano dei personaggi di un'opera che parlottano fra di loro, non c'entra assolutamente niente col tema così bello che ha fatto sentire il primo violino. Ascoltate questi pizzicati, che diventeranno poi una parte fondamentale di tutto il movimento. Questi pizzicati diventeranno appunto un personaggio di tutto il movimento. Ora vi risuoneremo l'Allegro da capo, dal suo inizio vero e proprio, fino alla fine della prima parte. Ascoltato era la prima parte dell'Allegro dell'opera 74, il primo movimento. Ora comincerà la confutatio, il cosiddetto sviluppo, cioè quel momento del movimento in cui si cercherà di sviscerare gli argomenti che sono stati messi in campo, in cui quella famosa domanda di cui abbiamo parlato, con cui si apriva il quartetto, dovrà trovare una risposta, in cui i quattro strumenti discuteranno assieme in maniera anche molto accesa per trovare insieme una soluzione, per andare a fondo del problema. E questo sviluppo, questa confutatio, ci darà un altro di quei motivi per cui si è amato tanto Beethoven nel corso dei secoli, cioè che Beethoven era un gran rocchettaro in realtà, nel senso che quello che sentirete adesso, questo passaggio che vi suoneremo quando ricominceremo a suonare, è un passaggio che comincia innanzitutto una situazione di dubbio e di incertezza, ma poi gli strumenti cominciano a darci dentro veramente. Tutti noi quattro suoneremo molto forte, molto ritmico, avremo proprio un impatto sonoro che è quello che noi siamo abituati a ascoltare nella musica rock che conosciamo tutti i giorni, insomma, che è quella del nostro presente, ma in realtà esisteva già ai suoi tempi, perché lui aveva questa grande forza, riusciva a tirare fuori anche grandi volumi dagli strumenti, ed era una cosa che ha colpito tutti, anche i suoi contemporanei tra l'altro. Ecco, ascoltiamo ora lo sviluppo, la confutatio del primo movimento. Thank you.
Arrivati a questo punto, in teoria il movimento sarebbe finito. Per le regole di composizione dell'epoca basterebbe una piccola coda, qualcosa per dare un commiato agli ascoltatori e chiudere il movimento. Invece Beethoven ci sorprende di nuovo, perché adesso ci sarà qualcosa che non ci aspetteremmo un'altra volta. Innanzitutto sentirete che da questo pianissimo a cui siamo arrivati, Beethoven chiederà un 3P, un pianissimissimo, e creerà una situazione di grande attesa, di fremente aspettativa, e vedremo dove andrà a finire questa aspettativa. Ascoltate. Adesso, suonato al primo violino, è proprio quello che non ci si aspetterebbe. Un improvviso sfogo di rabbia. Il primo violino impazzisce, comincia a urlare, a blaterare come un pazzo forsennato. Perché fa questo? In teoria il movimento deve essere finito, invece no. Beethoven ci dice: non abbiamo ancora trovato una soluzione a quella domanda, non abbiamo ancora la risposta, dobbiamo fare un ultimo sforzo per trovarla. E qual è quest'ultimo sforzo? Il primo violino appunto urla di dolore, urla come se fosse ferito, come se non potesse più trattenersi. I pizzicati che abbiamo sentito all'inizio, suonati adesso dal violoncello, dalla viola, del secondo violino, diventano minacciosi, anche se all'inizio erano divertenti. E poi però, da questo scenario di violenza senza fine, comincia a emergere un po' alla volta, suonato al secondo violino e dalla viola, un canto. Questi due strumenti, cioè questi due personaggi, cantano qualcosa, perché hanno intravisto una soluzione, hanno capito qual è il modo per uscire da questo sfogo di rabbia del primo violino. E gradualmente anch'io, il violoncello, si unisce a loro e questo canto si ingrandisce e diventa un inno, che è una comunità, che è una collettività, canta assieme. E questa è l'unica cosa che può guarire la malattia del primo violino. Gli fa passare tutto, lo convince che in realtà c'è una soluzione, e alla fine la sua rabbia diventa un'eccitazione, diventa positiva, e così poi si chiuderà il movimento. E questa è una grande lezione, ed è la lezione che ci dà Beethoven, che è un motivo, almeno per me, quello più importante per cui lo amo,
E proprio che poi lui è una cosa che ha tentato di fare varie volte, soprattutto nella Nona Sinfonia, ma insomma in tante opere, cioè dimostrare che una soluzione al dolore, al disordine c'è, ma la dobbiamo trovare assieme. Non basta essere esseri umani per avere gli stessi diritti, non basta essere nati figli di Dio, se uno ci crede, perché tutto vada bene. La collettività, il vivere assieme è una cosa che bisogna guadagnarsi soffrendo assieme, trovando assieme delle soluzioni. E ora sentite come finalmente troveremo una risposta a quella domanda dell'inizio. Questo era il primo movimento dell'opera 74, quartetto detto delle arpe di Beethoven. Come abbiamo ascoltato e come vi ho raccontato, ci sono tanti motivi per amare la sua musica. Ma noi che suoniamo strumenti cosiddetti classici o comunque strumenti che esistevano anche all'epoca di Beethoven, non siamo gli unici ad amare la sua musica. Anche chi suona strumenti diversi che sono stati inventati successivamente, come ad esempio strumenti elettronici o la chitarra elettrica, può amare Beethoven. Infatti noi abbiamo la fortuna di conoscere un grande musicista che si chiama Stefano Pilia, che è qui con noi oggi. Infatti l'abbiamo invitato ed è stato per noi un grande piacere farlo. E Stefano appunto suona strumenti completamente diversi, vive in un mondo di suoni e lavora in un mondo di suoni che apparentemente è molto diverso dal nostro, ma in realtà non è così diverso, non è così lontano. Infatti, ad esempio, una cosa che ci accomuna è il fatto che anche Stefano sia un grande ammiratore della musica di Beethoven e in particolare ha sempre amato molto un brano che anche noi quattro che abbiamo avuto la fortuna di suonarlo, amiamo particolarmente. Questo brano è la canzone di ringraziamento di un malato guarito alla divinità, un titolo un po' lungo, ma questo è il nome del movimento, che è tratto dal quartetto opera 132 di Beethoven. È una delle sue ultimissime opere, uno dei suoi massimi capolavori, ed è un brano estremamente evocativo, particolarmente evocativo. Ora vi facciamo sentire infatti le prime 7 battute di questo brano per farvi capire quanto rimanga impresso all'ascoltatore alla prima volta che lo sente, quanto anche dopo la millesima volta che uno lo sente rimanga trasportato alla bellezza di questo inizio. Questo è il meraviglioso inizio della canzone di ringraziamento tratta dall'opera 132 di Beethoven. Anche Stefano, ascoltando questo brano, è rimasto colpito dalla bellezza e soprattutto da questo mistero che c'è dietro queste poche note. E quindi ha deciso, partendo da questo brano, di rispondere al nostro invito proponendoci di realizzare assieme a lui, quindi assieme all'elettronica con degli strumenti suonati dal vivo, un brano dal titolo Heilige Texture, quindi Sacra Texture.
che si riferisce al titolo originale in tedesco di questo brano. Questo brano praticamente che Stefano ha concepito, composto, che suonerà assieme a noi oggi, o meglio che noi suoneremo assieme a lui, è praticamente un grande stretch, cioè una dilatazione temporale di questo inizio. Ogni nota di questo inizio che noi abbiamo eseguito adesso verrà dilatata tramite gli strumenti elettronici fino a durare un minuto, due minuti, anche se inizialmente ne durava soltanto due secondi. E sopra a questo stretch, mischiandoci a lui, noi suoneremo seguendo le indicazioni di Stefano che ci ha dato precedentemente. E questo brano quindi sarà un modo per rendere eterno, ancora più eterno, questo inizio della canzone, per renderlo come infinito, e ci consentirà di perderci nell'ascolto. Anziché seguire il tempo si fermerà e noi ci perderemo nel tempo, che si fermerà proprio come se anche il tempo stesso fosse colpito dalla bellezza di questo brano. Quindi è un grande piacere per noi avere qui Stefano e suonare insieme a lui questo brano, che tra l'altro è in prima esecuzione assoluta. Buon ascolto!